Ed ora all'estero, in Medio Oriente, dove regge la tregua tra Israele e Hamas. Da Gerusalemme, il nostro inviato Giovanni Battista Brunori. Sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, per gli ebrei il Monte del Tempio, dopo 20 giorni viene riaperto l'accesso ai visitatori ebrei scortati dalla sicurezza. È la prima volta che accade dopo l'interruzione dovuta agli scontri con i palestinesi. Questo luogo sacro per ebrei e musulmani era già stato l'epicentro della seconda intifada nel 2000 e sempre a Gerusalemme, nel quartiere di Sheikh Jarrah, c'era stata la miccia della nuova crisi di questi giorni. L'autorità palestinese chiede di porre fine alle provocazioni. A Gaza resta drammatica la situazione dopo i bombardamenti israeliani, mentre continuano ad arrivare aiuti umanitari. In questo clima di scontro ha destato grande commozione la vicenda di una donna palestinese che ha avuto una nuova vita grazie al rene donato dalla famiglia di un ebreo linciato dagli arabi a Lod. Entriamo nell'ospedale Hadassah di Gerusalemme. Incontriamo Randa Awis, araba cristiana. Aspettava un rene da 9 anni. Mai avrebbe immaginato di aver avuto una nuova vita da un delitto così orribile. Toccante la conversazione tra la donna e la famiglia di Igal Yeshua. Voi siete buoni, il rene è buono, sento Igal nel mio cuore.